Eh sì, il piatto della storia, il piatto che fa godere grandi e piccoli, il piatto che non ha niente a che fare con la dieta, il piatto porno per eccellenza. Stiamo parlando della parmigiana. Prima di tutto, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quando si parla di parmigiana, o quando parliamo di parmigiana, si parla di una cosa seria. Cioè, la parmigiana è una cosa seria e va fatta con criterio. La ricetta originale napoletana prevede l'utilizzo del sugo del ragù. Io non la farò in quel modo, anche perché non ho fatto il ragù, e farò un sugo semplice di pomodoro. Farò un sugo di pomodoro utilizzando della passata e dei pomodorini. Quindi un sugo semplicissimo che si fa in una mezz'oretta, 40 minuti, e poi finirà la sua cottura nel forno. Quindi abbiamo la sugosità del pomodoro, la melanzana fritta, che io non impano, quindi fritta in purezza. Poi abbiamo il fior di latte. Nella ricetta originale viene aggiunta anche la provoletta affumicata. Io non sono riuscito a trovarla e quindi andrò soltanto di fior di latte e poi tra uno strato e l'altro un po' di pecorino, un po' di parmigiano e il basilico, che andrà a dare quel tocco di freschezza, quel tocco di armonia, quella marcia in più a questo piatto, a questa preparazione così semplice, ma così buona e fantastica, che alla fine lascerà tutti senza parole. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti e iniziamo subito. Ingrediente protagonista, ovviamente, la melanzana. Poi abbiamo del basilico fresco in foglie, parmigiano reggiano, pecorino, in questo caso pecorino romano, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di pecorino voi abbiate in casa, fior di latte classico e una treccia di fior di latte. Poi abbiamo una passata di pomodoro classica e dei pomodorini. Andiamo subito a vedere come preparare la nostra parmigiana. Ok, inizia benissimo questo video con la caduta della cipolla. La prima cosa che vado a fare, ovviamente, è quella di tagliare e minuzzare molto, in maniera molto grossolana, senza troppi sbatti, la cipolla, prima a fette e poi a dadini, a pezzettini. Vado a riscaldare dell'olio d'oliva all'interno della pentola e vado a far soffriggere la cipolla. Questa sarà la base per il sugo di pomodoro, che ripeto sarà un sugo semplicissimo di pomodoro con una passata che potete comprare a qualsiasi parte, in qualsiasi supermercato, e io aggiungo anche, ma è opzionale, dei pomodorini in scatola. Per dare un po' di sprint in più vado ad aggiungere alla base uno spicchio d'aglio schiacciato prima col coltello, per cui nessuno si lamenterà che abbiamo messo l'aglio all'interno del sugo. Dite no, no, ma l'aglio non ce l'ho messo, e quindi nessuno se ne accorge, capito? È un trucchetto. Poi aggiungete la passata di pomodoro, il pomodorino, sciacquate bene i contenitori con un po' d'acqua e aggiungete anche l'acqua. Mescolate il tutto, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere a fuoco medio per circa mezz'ora, 40 minuti. Mentre il sugo va, non lo lasciamo là, lo lasciamo là cuocere da solo, tranquillo, senza disturbarlo. Aggiungo dell'acqua fredda all'interno di una bowl, di un contenitore, e vado con del sale grosso, quindi deve essere acqua fredda salata. Prendo le mie melanzane e vado a pulirmele. Le pelo leggermente perché a me piace quando rimane un po' di nero, un po' di buccia, e le taglio a fette di circa mezzo centimetro l'uno. Per tagliare le fette ci sono diverse scuole di pensiero, diversi metodi. I metodi vari ve li sto facendo vedere adesso nel video. Il metodo più facile sarebbe quello dal tagliere, come sto facendo, quindi con la mano che tiene ferma la melanzana, il palmo della mano e il coltello che scivola lungo tutta la melanzana e la taglia. Se avete un'affettatrice, ancora meglio, vi verrà molto più facile e saranno molto più precise le fette. Una volta fatta questa operazione, andiamo ad immergere le melanzane all'interno dell'acqua e lasceranno tutta quella sostanza amara, tutta quella sostanza scura che deriva appunto dalla buccia e dall'interno della melanzana, e rimarranno belle bianche e fragranti, non diventeranno nere. Una volta fatta questa operazione, andiamo a tamponarle con della carta assorbente in modo molto molto semplice. Mi raccomando, assicuratevi che siano belle asciutte o quanto più possibili asciutte.
Un'altra scuola di pensiero sarebbe quella di metterle sotto sale. Io sinceramente non lo faccio perché è una perdita di tempo per quanto mi riguarda. Usate questo metodo e vi troverete sicuramente bene. Come avete visto dal video, mentre preparo le melanzane vado a riscaldare già l'olio di semi. Potete usare anche l'olio d'oliva, però comunque è una spesa importante e vi risulterà leggermente più pesante la frittura. Una volta che l'olio avrà raggiunto circa i 200 gradi, dal 380 ai 200, andiamo a friggere le nostre melanzane. Facendo in questo modo la melanzana rimane bella rigida, si arriccia e alcune diventeranno belle croccanti, alcune parti, perché col coltello non siamo andati proprio a tagliare precisi, quindi una parte magari è più fina, un'altra un po' più doppia e si sentirà, ma questo gioco di consistenze sarà molto piacevole all'interno della parmigiana. Quindi continuiamo così a friggere tutte le nostre melanzane facendo in modo che ognuna abbia il suo spazio sulla carta. Quindi facciamo le cose come si deve. È una ricetta semplice ma va fatta con testa. Alla prova dell'assaggio della melanzana, che devo dirvi, era uno spettacolo. Bella croccante, fragrante. Ovviamente conteneva una buona quantità d'olio, ma quello è inevitabile quando si friggono le melanzane. Il sugo dovrà risultare bello corposo, bello denso, e lo sarà dopo 40 minuti di cottura. Adesso siamo praticamente pronti per formare la nostra parmigiana. Vado a tagliarmi il fior di latte, prima il fior di latte classico e poi la treccia. Lo taglio a fettine, non troppo spesse, perché mi raccomando deve riuscire a cuocersi, quindi deve sciogliersi, e non troppo fine, altrimenti non fila, quindi deve essere una via di mezzo. Non fatele troppo doppie però, anche perché si sentirà troppo la mozzarella poi all'interno della parmigiana, anche se a me personalmente piace molto mozzarellosa e piena. Adesso siamo pronti per andare a formare la nostra bella parmigiana. Il primo strato è ovviamente uno strato con del sugo come base e poi vado con il primo letto di melanzane, basilico spezzettato a mano come si piovesse e poi il fior di latte. Dopo aver aggiunto il fior di latte vado di pecorino romano e parmigiano reggiano. Anche qua a gusto e a criterio, non esagerate troppo ma mettetecelo, cioè fateglielo vedere alla parmigiana. Sul primo strato ho dimenticato di mettere il sugo, non so perché, e sono partito direttamente di nuovo con le melanzane. Comunque ci va il sugo. Poi mettete le melanzane, il sugo, come in questo caso, e continuate con il fior di latte, il basilico, il parmigiano e il pecorino. La sequenza la decidete ovviamente voi, non è che c'è un manuale che dice che dovete mettere prima questo, poi quello e poi quell'altro. Cioè, come volete voi, la cucina è libertà. Fate come vi pare, però seguite la mia ricetta. No, sto scherzando, fate come vi pare e prendete spunto magari. L'ultima parte, la parte finale, è quella che deve essere più bella di tutte, quindi mi raccomando cercate di mettere il basilico sotto in modo che non bruci, uno strato bello corposo di fior di latte. Poi andate con i formaggi a pasta dura. Mi raccomando, qua potete esagerare un pochino. Perché? Perché a noi serve la crosta. A me piace quando fa la crosta, quindi ne ho abbondato di parmigiano e di pecorino romano. E quindi, mi raccomando, non siate parsimoniosi qua. È una ricetta che deve far godere, quindi bisogna mettercela la roba. E basta. Cioè, non è che c'è più di tanto da dire. Io termino con un filo d'olio e vado in forno. 180 gradi per una mezz'oretta a forno ventilato e gli ultimi 10 minuti, 8 minuti, dipende anche dal forno, li faccio fare a grill a massima potenza. Però mi raccomando, state attenti perché se attaccate troppo la parmigiana al grill rischiate che si bruci. Quindi attenzione, giocate un poco con le temperature, non è difficile da cuocere anche perché è tutto cotto. Come potete vedere è passato il tempo necessario, poi la colorazione la decidete appunto voi. Vado a fare un taglio centrale per farla un po' riposare, un po' così rilassare la parmigiana, e dopo circa 10 minuti, un quarto d'ora, vado a tagliarla e a fare le porzioni. E ragazzi, che vi devo dire, è una cosa spettacolare. Questa ricetta è così semplice ma così buona, così goduriosa, che non ce n'è per nessun'altra ricetta. Niente, questo era tutto per la preparazione, adesso vi lascio all'assaggio e alle immagini finali. Ciao a tutti.
Eccoci quindi alla fine di questo video in cui ho fatto vedere come preparare una parmigiana secondo la mia ricetta, o secondo una ricetta un po' modificata rispetto a quella che è la ricetta tradizionale. Adesso andrò a provarla e vi dirò qual è il mio parere, anche se l'ho fatto un sacco di volte, quindi so qual è il sapore. Anzi, per non rovinare il piatto vado a provarla all'interno della teglia. A parte che nella teglia sta sempre meglio. Dovete provarla. Secondo boccone. Questo è il test per vedere se veramente era buona, capito? Comunque ragazzi, è una bomba. La parmigiana la conoscete già sicuramente, una ricetta famosissima. Provate a farla in questo modo, fatemi sapere se notate delle differenze. E come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se il canale vi piace iscrivetevi. E noi ci vediamo in un prossimo video, la prossima settimana. Ciao a tutti!